incontro tra pubblico e privato. Noi non avremmo potuto operare nelle condizioni in cui operiamo senza la compagnia di un partner che il partenariato ce l'ha nel nome, perché si chiama Mosca Partner, che è un partner che getta il cuore oltre l'ostacolo e questa volta l'ha fatto in modo davvero straordinario. E vorrei che fossero loro a raccontare che cosa veramente succederà qua dentro. Valerio Castelli, Mosca Partner. Buongiorno a tutti. Intanto prima di entrare nel merito dei contenuti di questo progetto, credo vadano spese due parole su chi siamo, per chi non ci conosce naturalmente. E, tra l'altro, questo non è irrilevante nel comprendere poi il perché di questo partenariato. Mosca Partner è nata nel 2011 dalla passione dei suoi soci fondatori, Caterina Mosca e il sottoscritto, indirizzando la nostra esperienza professionale nella progettazione e realizzazione di manifestazioni internazionali nel settore del design e dell'architettura. Ed è proprio in questo percorso, come accennava prima Marco Minoia, che nel 2014 abbiamo incontrato Palazzo Litta, lo abbiamo preso in concessione nelle ultime quattro edizioni della Milano Design Week durante il Salone del Mobile, e abbiamo organizzato ogni anno una grande mostra, contribuendo quindi a valorizzare il palazzo e ad aprirlo al pubblico della città e al pubblico del fuorisalone. È stata una crescita in questi anni significativa, con un grande successo, credo, nell'ultimo salone. È stato, al di là di ogni previsione, abbiamo avuto più di 50.000 visitatori in solo una settimana di apertura, quindi numeri veramente importanti e ci hanno veramente dato entusiasmo. In queste mostre abbiamo sempre cercato di portare contenuti interessanti e nuovi per il pubblico di riferimento, invitando alcuni tra i maggiori protagonisti dell'architettura e del design internazionale a realizzare delle installazioni del palazzo di grande impegno e di grande valore anche progettuale. Abbiamo chiamato personalità molto conosciute come Daniel Libeskind e Marcio Coga, ma anche talenti emergenti come l'architetto del Burkina Faso Francis Kéré, che è diventata oggi una star internazionale, e i giovani designer danesi e francesi. Fino a quest'anno, con questa installazione che credo appare qui alle mie spalle, fatta da Tine Scotti di Orenco, un'opera veramente gigantesca, 400 metri quadri di vela costruita con più di 300 paia di jeans, un'opera veramente unica. Insomma, da queste premesse è nato Palazzo Litta, è nato il nostro incontro con il Ministero. Diciamo che è stata una palestra importante. Noi in questi quattro anni ci siamo conosciuti, abbiamo collaborato sul campo credo ci siamo misurati e reciprocamente apprezzati, perché sennò non saremmo qui oggi. Questo insomma è stato l'inizio, è stata un'esperienza sicuramente formativa e per noi fondamentale. A questo va aggiunto un aspetto importante di questo lavoro, che è la conoscenza del luogo, e quindi una coscienza profonda e anche direi un rispetto professionale di questo luogo meraviglioso e unico in Italia. Ecco, quindi queste sono un po' le premesse del progetto. Che cosa faremo? Come diceva Marco Minoia, stiamo costruendo un palinsesto che sappia coniugare discipline diverse: musica, cinema, teatro, audiovisive, naturalmente design, architettura, danza. Lo faremo in modo indisciplinato, naturalmente, non solo nelle modalità di scelta, ma anche nel modo di programmarlo. Ogni singolo evento attraverserà infatti queste diverse discipline attorno a un tema definito, nel duplice intento di intrecciare mondi culturali diversi e avvicinare nello stesso tempo un pubblico più ampio e diversificato. Io credo proprio che da questo incontro, da questo confronto, da questo dialogo tra discipline diverse, tra mondi creativi diversi, nascano proprio le idee, ed è così anche credo che la cultura alimenti in modo fattivo la società civile. Ecco, quindi a questo punto però dobbiamo dire che noi non potevamo affrontare questo progetto da soli. Non avevamo la competenza per affrontarlo da soli, e così abbiamo portato intorno al tavolo delle decisioni le competenze di
tre società affermate della produzione culturale milanese che non hanno bisogno di presentazioni, che leggete qua sotto, sono esterni per il cinema. Esterni organizza ogni anno il Milano Film Festival, e devo ringraziare appunto Beniamino Saibeni e Carla Bulpiani che sono qui, che ci affiancano con le loro scelte in questo progetto. Mia Fotofair per la fotografia, la più importante rassegna fotografica italiana, che è nata a Milano grazie alla competenza e alla passione di Fabio e Lorenza Castelli. Grazie Fabio e Lorenza di essere qui. E per finire Ponderosa Music Art, anche loro, ha già citato l'assessore Dal Corno, il straordinario successo di Piano City, Jazz Me e tante altre manifestazioni della musica di cui loro sono gli organizzatori e gli autori, e grazie alla competenza di Titti Santini e Monica Vagnini, grazie di essere qui a te. A questo va aggiunto una novità dell'ultimo minuto. Proprio ieri abbiamo incontrato il Teatro Litta, grazie Gaia Carimani di essere qui, e abbiamo partecipato alla loro conferenza stampa, e proprio il giorno prima abbiamo aggiunto Teatro Litta alla compagine. Non poteva mancare, dire che era un matrimonio, come l'ho detto ieri, che si doveva fare, e non solo appunto per la competenza del teatro, ma proprio perché abbiamo anche ricomposto l'unità del luogo fisicamente, il teatro, come sapete, qua nella corte a fianco. Quindi a questo punto vediamo il programma di ottobre. Iniziamo portando a Milano Uno scorcio del Giappone. Inaugureremo il 3 ottobre con un duplice appuntamento su invito, un concerto e una mostra fotografica che si inaugurano contemporaneamente. Il concerto sarà quello della compositrice e percussionista Midori Takada, che suonerà per la prima volta in Italia. E insieme al concerto appunto inauguriamo la mostra fotografica di Giada Ripa, che rimarrà aperta fino al 29 di ottobre, dal titolo Yokohama Project 1867-2017, e Giada Ripa ripercorre con le sue immagini, dopo 150 anni, il viaggio di due personaggi del passato, il fotografo Felice Beato e Matilde Ruinaro, moglie del primo ambasciatore italiano dell'epoca, quando il Giappone per la prima volta si aprì al mondo. È una mostra davvero speciale, anche qui per la prima volta in Italia, in anteprima europea, dopo la prima in Giappone che è avvenuta ad aprile e prima della presentazione a Parigi a novembre a Paris Photo, quindi un'occasione per vedere veramente una mostra straordinaria. Ecco, parlando di questa mostra, è importante aprire una parentesi per sottolineare un aspetto importante, che è il progetto dell'allestimento. Avevamo un grande problema da risolvere in uno spazio che, come vedete, nelle sue superfici verticali è intoccabile. E quindi dovevamo attrezzare lo spazio per esporre le opere, quadri, fotografie. Avevamo bisogno di avere pareti, e quindi abbiamo dato l'incarico allo studio di Michele De Lucchi di affrontare questo difficile progetto, e come sempre Michele con Giovanna Lattis hanno fatto un progetto bellissimo, hanno progettato un sistema modulare flessibile che possiamo montare e smontare per ogni mostra, che useremo da qui in avanti per tutte le mostre che faremo. Quindi grazie a Michele, che purtroppo avrebbe voluto essere qui anche lui oggi, ma ha dovuto andare all'estero, ormai questi archistar sono sempre in giro per il mondo. Allora, continuando il nostro programma, il 13 di ottobre ci sarà un altro concerto di un altro artista giapponese, Tamo Suzuki, straordinaria e leggendaria voce rock, che sarà preceduto da una creazione di un documentario sull'artista. Poi il viaggio nelle terre giapponesi si concluderà il 28 e 29 ottobre con una rassegna di pellicole, anche qui inedite, di film giapponesi, che abbiamo chiamato Cinematographic Journey di visione giapponese, curata naturalmente da esterni, i cui titoli sveleremo nei prossimi giorni quando pubblicheremo il programma definitivo. Qui finisce il programma di ottobre, do un breve cenno anche sui mesi successivi per farvi capire un po' lo spirito del progetto. L'1 e il 2 novembre faremo un omaggio a Pierpaolo Pasolini con delle installazioni e videoproiezioni dal titolo Lezioni di creatività di Stefano Bittoni e Maria Arena, e una pièce teatrale dal titolo Con un cane senza padrone. Poi naturalmente ci uniremo all'organizzazione di Jazz Me, come dicevamo prima, e quindi nelle sale del palazzo, in questa sala in particolare,
faremo concerti e nello spirito di questo nuovo progetto faremo contemporaneamente delle mostre fotografiche e delle video proiezioni sul tema del jazz. Finiremo il programma dell'anno partecipando anche qui a un progetto della città che è la prima diffusa della Scala. Nella settimana precedente alla prima realizzeremo tantissimi appuntamenti dedicati all'opera inaugurale della stagione scaligera. Naturalmente poi stiamo lavorando intensamente anche sul 2018-2019 e appena avremo i programmi pronti li diffonderemo. Io mi fermo qui, naturalmente tutti i presenti sono invitati il 3 di ottobre all'inaugurazione, dalla prossima settimana riceverete l'invito, prenotatevi online perché i posti sono soltanto 500 e quindi i primi 500 potranno partecipare a questa serata straordinaria. Grazie.